Buongiorno a tutti, ben ritrovati. In questo secondo video vi presenterò i risultati delle indagini che ho eseguito per la comprensione dello sviluppo della pellicola pittorica. La prima opera che vediamo è un ritratto di giovane attribuito ad Anton Vandyck. Anton Vandyck lavorerà sul territorio genovese a fasi alterne tra 1621 e 1627, ritraendo la maggior parte delle famiglie importanti genovesi appunto dell'epoca. La prima analisi che vi presento è una stratigrafia dell'incarnato, dove noi possiamo vedere formata da tre strati: il più interno, la preparazione aranciata, su cui è stata stesa un sottomodellato pittorico grigio beige formato da carbonato di calcio, biacca e un po' di nero fumo, e poi una sottilissima strato di pellicola pittorica formata da cinabro e da biacca. Questa stratigrafia mi viene confermata dall'osservazione al microscopio ottico della pellicola pittorica, dove possiamo vedere in queste immagini traspare appunto sotto la pellicola pittorica l'undermodeling grigio, cosa che è diverso rispetto alla seconda stratigrafia che vi presento, che è la zona del grigio del colletto, dove è presente un undermodeling aranciato molto chiaro, identico chimicamente a quello precedente, con l'aggiunta di un po' di terra, su cui il pittore poi stende appunto di nuovo sottile strato pittorico formato da smaltino, biacca e nero fumo, che anche in questo caso viene confermato dall'analisi al microscopio della superficie pittorica, che, come potete vedere dalla fotografia, presenta alcune zone in cui traspare appunto questo arancione. Infine, la macrofotografia cosa presenta? Presenta come il nostro pittore mi sviluppa i volumi e mi costruisce la figura. Parte da una zona di bruno molto scuro su cui man mano schiarisce e mi costruisce appunto le zone in luce. Questo modo di procedere, appunto comparato poi ad altre opere di Anton Vandyck, mi va a confermare come veniva costruita appunto la stratigrafia pittorica. La seconda opera che vi presento è l'opera di Domenico Piola. I Piola sono una famiglia di pittori genovesi della seconda metà del Seicento, la più importante famiglia di pittori genovesi. Domenico è il padre, a bottega poi lavoreranno gli otto figli, quattro maschi e quattro femmine, e un numero imprecisato di allievi, tra cui anche Gregorio De Ferrari. La particolarità di questa bottega è che lavorano stilisticamente tutti in maniera piuttosto simile, quindi in alcuni casi è difficile comprendere chi ha eseguito quella determinata opera. Da un punto di vista però micro e macroscopico, sono riuscita a individuare alcune appunto diversità tra il padre e i figli, e in questo caso vi ho portato due esempi, appunto Domenico il padre e poi successivamente Anton Maria uno dei figli. Ma vediamo, in quest'opera che è un putto, è l'allegoria dell'inverno, sono stati analizzati i gialli e il rosso del fuoco. Ecco, la prima stratigrafia che mi rappresenta appunto il rosso del fuoco, vediamo come Domenico stende direttamente la pellicola pittorica rossa sulla preparazione, che è un bruno rossiccio molto molto scuro. La microfotografia della superficie pittorica mi va a confermare quello che io vedo in stratigrafia. Infatti si lascia trasparire al di sotto della pellicola pittorica appunto questa zona scura che è la preparazione. Ed anche la macrofotografia, come potete vedere, va a identificare questo modo di operare. La seconda campitura analizzata, che è il giallo del panneggio, come possiamo vedere su una preparazione marroncina, noi osserviamo che cosa? L'applicazione di un sottomodellato pittorico beige, quindi chiaro, su cui viene stesa poi appunto la pellicola pittorica gialla. Quindi una diversificazione
della costruzione della pellicola pittorica nelle due campiture di colore. In una è presente il sottomodellato, nell'altra no. E da un punto di vista microscopico dell'analisi della superficie pittorica, noi possiamo vedere appunto la preparazione, lo strato intermedio, il giallo ed in questo caso anche la lumeggiata finale bianca. Andando ad analizzare la macrofotografia, vediamo che anche qua parte comunque, Domenico, dalla costruzione dei volumi, dall'oscuro della preparazione, man mano schiarisce sfruttando i diversi strati pittorici. Ma vediamo cosa fa Anton Maria. Anton Maria, questa è un'annunciazione. Sono state analizzate anche in questo caso appunto diverse campiture di colore, qua ve ne presento di nuovo due, una è il bianco, come vedete è formato da quattro strati, il più interno è un marrone, abbastanza chiaro, su cui viene steso un secondo strato grigio-azzurro, su cui viene applicato un nuovo strato beige chiaro, più chiaro rispetto alla preparazione. E infine la pellicola pittorica bianca. In una campitura di colore a fianco vicina, che è la rossa, eccola qua, vediamo che i due strati più interni di preparazione, vale a dire quella marrone e quella grigio-azzurra, sono identici alla stratigrafia precedente, ma poi il sottomodellato pittorico qua cambia, non è più quel beige chiaro, ma diventa di nuovo un marroncino, su cui viene stesa la pellicola pittorica rossa, per cui in due zone tutto sommato vicine anche in questo caso, come possiamo vedere da questa immagine, abbiamo una diversificazione dei sottomodellati pittorici. In questo caso, come comunque il padre, lui parte nella costruzione dei suoi volumi, delle sue figure, dalle zone più scure, man mano schiarendo, quindi salendo appunto a schiarire. Vediamo il quarto dipinto, è di Giorafele Badaracco, Il sogno di Endimione, altro pittore della seconda metà del 600 genovese. In questo caso sono stati analizzati il rosso della fusciacca e il bianco del velo, ma vediamo come li costruisce. Ecco qua. La stratigrafia è una preparazione rossiccia su cui applica nella zona del rosso un sottomodellato pittorico nero e poi appunto stende la pennellata rossa. Microscopicamente, ecco qua, vediamo che traspare il nero al di sotto appunto del rosso che è molto trasparente come possiamo vedere. Chimicamente quel nero è formato da carbonato di calcio, da una terra e da nerofumo. Andando a vedere poi la macrofotografia, vediamo come questo rosso è un rosso molto sordo, molto cupo, ma perché appunto ha addirittura uno strato nero sotto. Se prendiamo la campitura di colore bianca del panneggio, vediamo che abbiamo la preparazione, uno strato grigio, e sopra una pellicola pittorica molto molto sottile. Ebbene, questo strato grigio è identico a quello precedente, con la diversità che è presente molto meno nerofumo. La superficie pittorica analizzata al microscopio mi va a corrispondere con quanto io vedo in stratigrafia, vale a dire sotto la pellicola pittorica trasparente, che in questo caso è sottilissima, si vede appunto il grigio che traspare. E anche macroscopicamente io lo vedo. Potete osservare in questo caso che i volumi sono costruiti sfruttando la trasparenza, quindi gli spessori della pellicola pittorica. Laddove è più sottile che mi traspare il grigio, avrò le zone in ombra, laddove è più spessa e mi rimane bianca, invece avrò le zone in luce. Ed infine vi presento una bottega di Nicola Grassi, Susanna e Vecchioni. Sono state analizzate in questo caso le due campiture di colore rappresentanti il blu della manica del Vecchione e il panneggio bianco di Susanna.
Il blu, ecco qua, è formato da uno strato interno di preparazione aranciata su cui è applicato uno spesso strato bianco, ma è interessante che prima di arrivare al blu c'è uno strato sottile di rosso che chimicamente è risultato essere cinabro e il blu invece è un blu di Prussia. Microscopicamente questo viene poi tutto confermato, infatti come si vede dalla microfotografia, il blu che ha leggermente tirato, ecco quindi ha creato questa craquelure di essiccazione, che è scivolato, ecco, sul rosso, lascia però trasparire il rosso sottostante e in alcuni punti il bianco addirittura. Diversa la costruzione invece del bianco del panneggio della Susanna. Abbiamo uno strato di preparazione aranciata su cui è applicato direttamente il bianco e un bianco molto compatto, vedete com'è spesso, che anche in microfotografia non lascia trasparire l'aranciato sotto da nessuna parte. E addirittura, come vedete, in macrofotografia si fa un po' fatica a comprendere i volumi come sono stati costruiti, proprio perché non c'è la trasparenza. Non è così trasparente da creare i volumi, come abbiamo visto nel dipinto precedente, tramite appunto il sottomodellato pittorico. Queste sono le analisi, gli esempi che vi ho portato per farvi comprendere come si può, tramite alcune indagini diagnostiche, capire lo sviluppo della pellicola pittorica dei diversi pittori. Io pertanto per ora vi ringrazio per l'attenzione e spero di rivedervi presto.